Si ritorna in campo finalmente. Com'è innanzitutto la situazione della squadra fisicamente? Come li avete ritrovati a inizio mese dopo una meritata pausa? Allora, si sono allenati bene, abbiamo improntato i primi 2 giorni dell'anno per un po' di recupero sulla gestualità e sugli skills. Fisicamente stanno bene quelli disponibili, abbiamo qualche indisponibile ancora per infortuni passati, però insomma direi che siamo pronti. Arriva il match fuori casa con Badia, tra l'altro per te ha un sapore speciale perché hai un passato anche abbastanza lungo, insomma, all'interno della squadra. Cosa ne pensi? Sì, per me è sempre una partita speciale, è un posto a cui tengo molto, conosco tanti ragazzi che giocano, mio fratello gioca lì. Sarà sicuramente una partita impegnativa perché è un campo difficile, è un campo in cui bisogna arrivare con l'attitudine corretta e senza avere l'idea di essere superiori magari, quindi abbiamo insistito tanto sui ragazzi, sul fatto di essere preparati a una vera battaglia perché questo ci aspetta. Ecco, c'è un primo posto fra l'altro da difendere. Ripartire dopo una pausa è sempre un momento, diciamo, scivoloso. Bisogna fare attenzione. Ci sono delle chiavi particolari a cui prestare attenzione. Sì, abbiamo impostato la partita su cercare di fare molto bene le basi del nostro gioco e quindi insomma l'obiettivo per domenica sarà quello, costruire pressione, cercare di aumentare la pressione sempre di più, trovando sempre di più la fiducia nei nostri mezzi che magari abbiamo bisogno di ricostruire un pochino attraverso appunto il gioco e sperare insomma tramite questo di arrivare poi in zona punti e essere decisivi e segnare punti.